c'è una bella piscina eolica. Cioè, ho fatto l'Olimpionica un'ora, bellissimo, mi è piaciuto. Cioè, praticamente tu vai a Montegatto, all'hotel Petrarca. Petrarca, ma c'è anche il Continental, sì. C'è il Relax, ce ne sono sì. altri che aprono. E tu puoi stare lì. Vai là con la tua borsa sì. e stai là tutto il giorno per 16 euro, Petrarca, mi fa le 30 sì. al Continental. Ma hai tutte le piscine, le sauna, i bagni turchi, quella fuori olimpionica, no, soprattutto a me piacerebbe la piscina quella con l'acqua. Ma guarda quei massaggi, sei tutto, è bellissimo. Fuori dal tappetino se è possibile, in modo da sentire come posano i vostri piedi oggi. Vai fuori. Fuori. Sentite se non so se sono più verso l'interno il peso, verso i talloni, verso l'esterno, come sono le ginocchia. Vedo qualcuno ha magari le ginocchia molto rivolte verso l'interno, qualcuno le sente magari più verso l'esterno. Basta che vi ricordiate, andate su per la schiena, sentite le spalle, in generale proprio come siete con il busto. Testa, se lo sguardo guarda l'orizzonte, poi andate a guardare indietro in su con la testa, come se cercaste una zanzara, un ragno, qualcosa, anche verso il basso in giro, e osservate com'è la vostra capacità di andare a guardare nel vostro intorno, quanto siete disposte a usare il corpo, piegarvi e fare questa cosa qua. Ok? Senza piegare le ginocchia. No, se vuoi le pieghi anche. Tutto quello che sareste in grado per cercare una zanzara. Un tofu. Finita sta zanzara. Sai cos'è il tofu sempre? E dopo andate a guardare bene giù e chi se la sente fa un po'. Sapete che abbiamo insistito tanto sul camminare a quattro zampe. Ma anche questo movimento qua di camminare e sentire le scapole e tutto quanto esatto. Non è male per sperimentare. Che bello questo qua! Sì, questo qua fa benissimo alla schiena, fa benissimo al corpo farlo. E sentite quanto vi piace, quanto veramente vi sembra difficile farlo. E poi potete andare giù di stese. Alcune lezioni andremo a vedere cosa è cambiato. Io trovo difficoltà perché ho un ginocchio che non va bene. Ma vediamo se ci vuole un po' di flessibilità. Adesso tu hai tutto questo spazio per te perché la mia testa è adesso di qua, no? Sì, con la testa possibilmente di qua. Anche noi, io ho visto che mi ha spostato. Che osservatrice che era Maria. Allora vado di là. Prima che mi strappi gli occhiali, mi dica. Allora, visto che ecco, io ho provato il foulard anche fatto se questo volete fa una può venire anche qua, può venire qua, così lei ha un po' di più posto. Mi sono copertosa, ci sono dei quei copertini a casa. Potete rotolare proprio la grande. Ecco, sono compagni di banco. Sono, vedi, ma com'è la sua compagna di banco? Era rilevato l'altra volta. Beh, bello, era, sì, ho fatto tutta la lezione vero. Era un'alta e non riuscivo a dirlo mai. Ok, andate di schiena un attimo. Ah, di schiena per un po', sentite com'è oggi. Com'è da non stare però sulla striscia in mezzo, stai bella grazie. Sul tuo materassino. A me lo regalo. Sì, casomai. Questo. Se ti piace più morbido, puoi fare il cambio. Dopo perché rotoli, allora te lo metto qua perché poi rotoli. Puoi fare il cambio se vuoi, però questo ti dà molto di più la sensazione di sentire bene il corpo. Cosa la prima del segnale qua fa il tempo. Maria. No, dopo a metà fai cambio con la Silvana. Ok, sentite com'è, come sentite la vostra cassa toracica, come avete i piedi stamattina, i talloni, come sta lo spazio dietro le ginocchia, dietro le caviglie, le due cosce appoggiano bene sul pavimento oppure magari
sono sollevate, come stanno i vostri glutei di supplemento, ce n'è uno più sodo, uno meno sodo. Due flaccidoni. Beh, voi scherzate, però chi ha avuto un trauma, chi ha fatto... Io ho avuto un grave incidente a 14 anni, ho rotto l'anca a sinistra e sono stata per un anno immobile senza camminare. No, ma adesso un capitano. Faccio un disastro. E il mio culo, la mia chiappa sinistra è decisamente più fiappa come si dice, parte di quella destra. Ma dopo tutto quel tempo. Sì, dopo tutto quel tempo, perché nell'età dello sviluppo tu non cammini per un anno con una muscolatura e questo te lo porti per tutta la vita. I traumi si portano. Ah beh, così. Non c'è niente da fare, e purtroppo l'artrosi viene tra l'altro dopo 50 anni, quindi è qua che mi aspetto. Oddio. Ma io sono felice, credo, esatto, mi aggiusta, esatto. Mi aggiusta, sentite le scatole, se anche qua c'è una più sciolta, la natura sul pavimento è una meno più spigolosa, una meno spigolosa, come sono le spalle, com'è il vostro mento rispetto allo sterno? Magari è più sollevato verso il soffitto, oppure sta più verso i piedi. Osservate com'è la vostra curva cervicale. Poi, piano piano, piegate le ginocchia, portate i piedi sul pavimento. Andate a fare un po' di 6-12, quindi andate a inarcare la lombare, come se voleste far passare un topolino. Quindi inarchi, come a far passare un topolino. Qua, no, senza sollevare i glutei. Ah, praticamente cerchi di creare uno spazio in cui io posso passare qui, ok? Adesso schiaccio la mia mano, portando il pugno verso il mento, ok? Ok, ah, YouTube la lezione è l'orologio pelvico. Ok. E senti com'è questo movimento, come si connette con il resto di te. E lo fate un po' così, giusto per provare un pochino. Bene. E poi piegate le ginocchia lateralmente e andate a pancia sotto. Per chi si ricorda la lezione, andate a pancia sotto con il sistema della lezione. Col ghiaccio, settimana scorsa, ho fatto un volo, pensavo di morire. Mentre stavo cadendo, ho detto qua ci metto male. Sono cadute in... sul culo, con la spina dorsale dritto così, ho preso un mal di testa che non ti dico, perché tutta la colonna vertebrale ha fatto boom così, e la mia testa era qua, una roba. Le ossa forti? Ti sei sì, niente. Belle. Pancia sotto. Sì, una roba pazzesca. Andate a osservare che guancia avete messo, che è stata brava a recuperare così in fretta. Come state a pancia sotto, se vi piace oppure magari non vi piace. A me non è piaciuto. Osservate la gente che dorme sulla io pancia. Dormo a pancia sotto anche. Guardate che guancia avete portato giù sul pavimento, se non siete sì, qua senza. Decidete una guancia, decidi una, ok? E sentite perché l'avete scelta rispetto all'altra, ruotando dall'altra parte e cercando di capire come mai vi piaceva di più questa, quindi ruotate la testa nell'altra guancia, sentite com'è dall'altra parte. Male. Molto peggio. Allora sì. Hai la testimonianza che il cervello comunque sceglie sempre la soluzione più comoda. Esatto. Poi andate a portare bene anche i piedi sopra il materassino, in modo da sentire come... Io non riesco a pensare troppo alta. Sono può venire tanto avanti. Sono fuori. E sentire se il cavallo del piede, lo spazio lì tra il tappeto e la caviglia, è magari più ampio da una parte che dall'altra. Cioè c'è un cavallo del piede che sta più lontano dal pavimento rispetto all'altro. E mettete la testa con le mani una sopra l'altra, ci mettete la fronte sopra, mani sono sul pavimento, una sopra l'altra, ci mettete la fronte sopra e osservate se i piedi e le scapole e tutto quanto cambia in questa situazione, diciamo, simmetrica. E osservate le vostre spalle e le vostre scapole e pensate se magari è possibile abbassarle un pochino verso i piedi, cioè se sono troppo su in alto verso le orecchie, magari un pochino
è possibile abbassarle verso i piedi. Bisogna spostare le braccia. Allora, questa sensazione di poter rilassare un po' di più le spalle e portarle verso i piedi. Ok. E poi mettete le mani in appoggio sul pavimento con i gomiti verso il soffitto e provate ad andare a controllare l'ambiente come se voi non poteste sollevare il bacino, ma potete sollevare il busto, piegare le ginocchia e andate a vedere l'ambiente attorno a voi, come i piedi stanno giù, se mai le ginocchia si piegano, però voi andate a vedere in giro per cercare questa zanzara da distese, quindi tirate sul busto e vedete quanto siete in grado di tirare sul busto, con le lombate, sì, anche con, allungando i gomiti, e osservate qual è la vostra mobilità della testa, come lo fate, se bloccate il respiro, e poi andate giù, mi basta che ve lo ricordiate. Ok. Ora portate la mano destra sopra la sinistra, la mano destra sopra la sinistra, e girate la testa a destra. A destra. La mano destra sopra la sinistra, la guancia sinistra è sopra la mano destra e lo sguardo guarda a destra. E provate, la mano sinistra sta sotto la destra, e provate a sollevare il gomito, la mano destra e la testa verso il soffitto. Tutto insieme, la testa sta sopra la mano, e tutto il gomito, l'avambraccio, il braccio destro si sposta e la testa viene sollevata verso il soffitto. Così? Sì. Poco, pochi centimetri. Osservate come lo fate, come respirate per fare questo movimento. Poco, bene. Mettete ora sopra la sinistra, sopra la destra, ma mantenete la testa girata a destra. E provate ora a sollevare la testa, la mano sinistra, il braccio sinistra, e guardate come fate questo movimento. No, anche il gomito però, Silvana. Cioè, la testa è girata a destra, tu sei sopra la mano sinistra, ma sollevi il gomito, l'avambraccio e tutto. Ma tutto? Sì, ok. E poi state giù, riposate un attimo. Pensate a quanto sforzo avete fatto, cercate di farne la metà. Ora girate la testa a sinistra, portate la sinistra sopra la destra, la mano sinistra sopra la mano destra, e prima di iniziare pensate a fare la metà dello sforzo che avete fatto finora, a cercare una possibilità di fare meno fatica nel sollevare la testa, l'avambraccio sinistro, il braccio sinistro, la mano sinistra, immaginando di poter non venire come avete fatto di là, completamente straight, dritte verso il soffitto, ma di usare una piccola curva, un movimento del busto, verso destra o verso sinistra. Brava Gianna, fermati ogni volta, respira e osserva, visto che hai già capito, però usa, hai già capito in che direzione andare, ma però ora usa anche il respiro, cioè senti che magari inspirando, riempiendo la pancia, buttandola verso il pavimento, ti aiuta a tirarla sulla testa con ancora meno sforzo e tirala su poco. Quello che mi interessa è soprattutto che tu senta una costola, l'altra costola, lo sterno, la clavicola, non tirare su tanto, insomma, perfetto. Andiamo, piano, ok, cambiate mano, mettete sopra la destra, adesso sopra la sinistra, e sollevate sempre la testa, cercando però di pensare alla possibilità di usare il movimento del busto, che da una parte si accorcia, una parte si allunga, e la testa va a scivolare o sopra e verso il gomito sinistro, o dall'altra parte verso destra. E cercate questa possibilità di tirare sulla testa con meno sforzo. Sta guardando sempre a sinistra. Guardando sempre a sinistra. Tu stai tirando su dritta completamente, immagina che invece puoi avere questa possibilità di fare il movimento in un modo più mobile, usando la torsione del busto. Sempre però andando verso sinistra con la testa, andando con la testa e guardando verso sinistra. Ok, riposate come volete voi.
le soluzioni ve le do io, ma giustamente così potrete notare che tendenzialmente noi tendiamo a fare tutto con sforzo per seguire delle linee geometriche che in natura manco esistono, ma un po' per la ginnastica, un po' perché siamo così, non abbiamo questa flessibilità del torace, sempre andiamo a fare azioni che ci rendono il movimento più faticoso. E quindi a prevenire su dritte avete usato moltissimo le lombari, avete usato un po' tirato il collo. Quindi ora ritornate con la testa girata verso destra, mettete la mano destra sopra la sinistra, scusate, la sinistra sopra la destra, sollevate la testa, l'avambraccio sinistro e il braccio sinistro, pochi centimetri, fate scivolare la mano verso destra e andate a riappoggiarla lì vicino al polso destro. Quindi la sollevate, andate verso destra, no, per me la però devi sollevare la testa con la mano e il braccio insieme e poi scendi lì sul polso, con la testa sempre girata a destra e stai là. E riposi un pochino là sentendo questo bellissimo allungamento del lato sinistro e l'accorciamento del destro. Stiamo cercando di rendere più mobile il mento. Sì, tenendo su dritta, invece che farlo più mobile, lo sta ricontraendo. Poi risollevate la testa con la mano al braccio e ritornate in centro, sopra la mano destra, sinistra. Poi risollevate e ripartite con la mano sinistra, il braccio sinistro e andate verso destra, lì grosso modo a metà dell'avambraccio destro. Inala e vai giù e senti tutto quello che devi accomodare del busto, sotto le ascelle, la respirazione, magari anche un po' il bacino e le gambe per poter stare comoda in questa posizione. Fate dei bei respiri, cercate la comodità di questa situazione e poi risollevate la testa, l'avambraccio, tornate indietro, con la testa però sempre girata a destra, ritornate nel centro, sentite com'è la differenza qui, respirate, poi risollevate la testa, l'avambraccio, usate il respiro e andate con la testa e il braccio lì sopra il gomito destro e sentite com'è. Qualche bambino potrebbe addirittura dormirci, no, tu però non usi l'avambraccio, devi proprio sollevare l'avambraccio, non la testa, cioè devi sollevare l'avambraccio e la testa viene portata dal, quindi è il busto che porta la testa, ok? Brava com'era. Senti se puoi stare comoda lì. È sempre il discorso della testa a destra è peggio di quello. Sì, sì, chiaro che poi tu che stavi peggio con la testa in questa situazione sarà più difficile. Sì, nell'altro senso è molto, molto meglio. Ok, piano piano sollevate la testa con l'aiuto della mano e dell'avambraccio sinistro, la riportate lì in centro. Cambiate la mano, cioè mettete sopra la destra e sotto la sinistra, sentite le differenze con questa mano e piano piano sollevate la testa con l'aiuto della mano destra e del braccio destro, andate verso sinistra, lì dove c'è il polso sinistro, quindi la sollevate un pochino e andate verso sinistra, ok, riposate un pochino là. E avrete notato che comunque quando voi andate a sollevare la testa e la portate invece che su dritta verso il soffitto, le permettete al busto di aiutarvi con queste curve, sicuramente sentite meno fatica, no? Ritornate in centro. Quello che vi sentite, pochi millimetri, pochi centimetri, risollevate la testa e andate a portare verso l'avambraccio, metà dell'avambraccio sinistro. Devo girare la testa? No, 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 sempre girata a destra la testa, sempre girata a destra, vai indietro e vai là, perfetto. No, e naturalmente senti tutto quello che devi fare, ora non vedete dietro, è la nuca che va indietro. Non c'è un...
posto, adesso senti male, rimani sul polso se ti fa male, cioè non andare fino al gomito. Oppure cerca con le gambe, col bacino, cerca di ammorbidire col respiro tutta la cassa toracica in modo che tu possa, però non andare verso il gomito se lì ti fa male, rimani sul polso e dopo piano piano ci andrai. Tornate in centro, sollevando tutto. Magari se non ce la fai verticalmente anche lei non riesce a appoggiare la guancia, allora la mano l'ho messa sulla fronte. Che quella potrebbe essere un sistema per sentire meno male, perché devi fare meno curva. Poi risollevate la testa, la mano, l'avambraccio destro, andate chi può sopra il gomito sinistro. Morbida sta mano, non occorre che sia rigida. E sentite quello che dovete fare, se è possibile sentire il lato destro che si allunga, il lato sinistro che si accorcia. E poi tornate indietro, piano, tornate in centro. Riposate come volete voi, con la testa che volete voi. Sentite se la spalla destra per caso è un po' più bassa rispetto alla sinistra, se la parte davanti del petto è un po' più riposata, il suo movimento. Lascia andare un po' di più il peso. Andate un pochino sulla schiena. Qualcuno ha problemi a stare la pancia sotto? No? Beh, comunque sentite un po' di differenze tra il lato destro e il lato sinistro una volta sulla schiena. Proprio pochi attimi, giusto per sentire se per caso la spalla destra è più un po' più spalmata sul movimento, giusto per farvi venire la voglia di rifare questi piccoli movimenti anche a casa. Vedete, è molto semplice, si va di qua e di là, però la spalla destra la senti che è un po' più piatta, magari c'è meno distanza tra l'orecchio destro e la spalla destra rispetto all'orecchio sinistro e la spalla sinistra. Oppure tutte e due, perché in fondo abbiamo lavorato tutte e due le parti, se sentite comunque un po' di più comodità. Bene, era proprio qualche attimo, giusto per farvi sentire un po' di stare sulla schiena. Ritornate a pancia sotto, come da lezione, questo è lungo così, spingi con quella, bisogna farla almeno 2-3 volte, state a pancia sotto, ora girate la testa a sinistra e portate la mano destra sopra la sinistra. La mano destra sopra la sinistra, sopra la sinistra, quindi è la guancia destra, perché la testa è girata a sinistra, la guancia destra è sopra la mano sinistra, destra, scusate, sì, sopra la mano destra. E anche qua iniziamo piano piano a sollevare il braccio destro, la testa e tutto quanto, e spostarla verso il polso sinistro. La mano destra sopra sinistra, la mano destra sopra sinistra. Ok, e adesso solleva la mano destra e il braccio destro che aiutano a sollevare la testa e la sposti, la testa e il braccio verso il polso sinistro. State un pochino là, meglio di qua. No, non l'ho fatto. Ok, vai sopra il polso destro. Là, stai là qualche attimo tranquilla, senti adesso l'allungamento. E poi torni indietro, torni in centro con il polso, sempre sollevando, anche quando torniamo indietro. Poi risollevate e andate verso metà dell'avambraccio sinistro con la testa, il braccio destro, tutto quanto si solleva e va. E sentite che scivolate verso sinistra e andate verso l'avambraccio sinistro. Ok? C'è la Gianna che secondo me questa lezione se la sta proprio godendo, perché è come tanto pacifica, non hai male da nessuna parte tu Gianna a fare questa lezione, è proprio bella per te. L'avevo già fatta e quindi sai rifarla. Rifarla è... Infatti c'era anche la Sandra che l'aveva già rifatta. Però oggi la faremo metà e metà da una parte e metà dall'altra, vedrai che sarà un po' diverso per te. Ok, ritornate in centro.
sempre sollevando la testa e riposate un attimo e per l'ultima volta poi sollevate il braccio destro, la testa, tutto quanto e andate verso il gomito sinistro e portate giù la testa lì e lì state un po' comodi così quello che vi riesce. A me è la più comoda da questa parte? Sì. E usate il movimento del busto, del bacino, tutto quello che vi aiuta a stare lì comodi. Immaginate che siete come un bambino che ha deciso di dormire mettendo gli occhi in quell'angolo lì per fare il buio, per avere il buio, e lui può dormire in questa situazione, non è così contratto nella schiena e nelle cervicali da non poter stare in una situazione così. E poi tornate indietro, tornate in centro e riposate un attimo come volete voi. E cambiate mano, quindi mettete adesso la sinistra sopra la destra, la testa è sempre girata a sinistra e questa volta naturalmente andrete indietro e quindi solleverete la testa attraverso il braccio e la mano sinistra e andrete a portarla scivolando indietro verso il polso destro, quindi sarà la nuca che va indietro, state lì un pochino e poi sollevate tutto e tornate in centro, un pochino di riposo e poi da lì andate indietro verso metà dell'avambraccio destro, sentite le scapole, cosa succede sotto le ascelle, il busto che si apre, che si chiude. Sopra la destra adesso, ok, aspetta, no, la sinistra, scusa, sulla sinistra e devi solleva la testa, lasci la testa a sinistra e vai indietro verso metà, tornate indietro voi, da questa parte, sì, con la testa però sempre girata di qua, ok, stai là, dopo torni in centro e per l'ultima volta dal centro andate verso destra, verso il gomito destro e state un pochino là, vedete com'è, chiaramente chi non ce la fa tenere la mano sotto la guancia può metterla sotto la fronte, cercate possibilità di stare comodi, insomma. Ok, e poi tornate in centro e riposate come volete, sentite la differenza, quando riposate sentite sempre se c'è questa possibilità di abbassare un pochino di più le scapole e le spalle verso i piedi. Così dopo quando sarete in piedi vi ricordate di questa possibilità. Aspetta che abbasso queste spalle. Quando si fanno ad esempio esercizi in palestra, pilates, una delle cose che più dicono gli istruttori è abbassate le spalle, rilassate le spalle. Tendiamo a qualsiasi sforzo a tirare sulle spalle. Eh sì, è tipico proprio. Ok, riportiamo la destra sopra la sinistra, la testa è girata a destra, destra sopra sinistra, testa girata a destra, portiamo il piede destro e la gamba destra sopra la gamba sinistra, cioè andiamo proprio a portarla sopra come con i piedi che sono a contatto, la portiamo da dritta sopra. Per darvi un'idea, portate le dita del piede destro sopra il tallone sinistro, così avete più chiaro di come bisogna portare la gamba sopra. Quindi le dita del piede destro sono sopra il tallone sinistro, ok? E in questa posizione il piede sinistro può stare o con le dita sul pavimento o con tutto il cavallo allungato, come volete voi. E provate a sollevare il ginocchio destro verso il soffitto come per allungare la gamba e quindi il tallone, no, la gamba e il piede sono in appoggio sul, le dita del piede destro sono in appoggio sul tallone sinistro. Cioè, hai detto di portare sulla destra. Senza sollevare però le dita del piede destro dal piede sinistro. Quindi il ginocchio si raddrizza e poi torna giù verso il pavimento. Si raddrizza e torna su.
Quindi Maria, tu sollevi il ginocchio, porta questo piede in appoggio, queste dita sopra il piede, così. E adesso semplicemente raddrizza il ginocchio, raddrizza la gamba, eccola, così, e poi torna giù. Ah, è tutta un'altra cosa. Eccola, su e giù. Quindi raddrizzate e ripiegate, raddrizzate e ripiegate. Sentite cosa fa questo al collo, alla scapola, se arriva fino alle ascelle, alle costole. Ogni volta riportate giù il ginocchio per terra. Secondo me viene meglio se anche le dita del piede sinistro sono in appoggio sul pavimento, nel senso che sono proprio in appoggio sul pavimento. Provate così, i due piedi sono belli alti e raddrizzati. Ok? Ora cambiate gamba, quindi portate giù la destra, cambiate la posizione della testa, quindi girate la testa a sinistra, portate sopra la mano sinistra. E fate la stessa cosa con le dita del piede sinistro sopra il tallone destro, allungate, sollevate il ginocchio sinistro e allungate, raddrizzate la gamba sinistra col tallone che va a sinistra verso il pavimento e sentite che differenze ci sono tra il lato destro che facevate prima e questo. Dirigiana, questa lezione praticamente è fatta per confrontare destra e sinistra senza sentire come l'altra volta le grosse differenze che abbiamo fatto solo un lato rispetto all'altro. Ok, riportate giù le gambe, riposate un attimo come volete voi. Riportate, anzi lasciate la testa lì così com'è, quindi l'avete a sinistra, la mano sinistra è sopra la mano destra, la testa guarda a sinistra, la mano sinistra è sopra, ok? Riportate le dita del piede sinistro sopra il piede destro, anzi no, facciamo così. Mettetelo semplicemente la gamba un po' accavallata sopra il piede destro, ma senza mettere in appoggio il piede. È la sinistra sopra la destra, Silvana? La sinistra sopra la destra. Ok. Portate un po' il ginocchio sinistro leggermente laterale, ma poco, appena come se si piega un po' laterale. Quindi un po' così, ecco. E iniziate a sollevare il bacino, l'anca sinistra, per portare di più il peso sull'anca destra. Quindi appena appena sollevate e poi tornate giù. Come se voleste aprirvi un po' lateralmente. Sì, così è perfetto. Un po' sollevi il lato e torni giù. Poco, la gamba è accavallata, aprite un po'. Chiaro? Ok. Questa può stare molto rilassata, così non c'è. Ti sollevi un pochino e poi riabbassi un pochino e riabbassi. Sentite com'è da questo lato. Ok, cambiate gamba, mettete la destra sopra la sinistra, ruotate la testa a destra, mettete la mano destra sopra la sinistra e fate la stessa cosa anche su questo fianco, quindi sollevate leggermente il fianco destro e portate il peso di più sull'anca sinistra un po' di volte. Più difficile per te di qua? Meno lasco, meno sì, spazio. Sì. Prova a modificare qualcosa nei gomiti, a vedere cosa puoi fare per muoverlo un po' di più. Trova come pensa a cosa hai fatto dall'altra parte, anzi prova a cambiare solo tu le gambe, cambia la posizione della testa, cambia anche la mano e prova a vedere cosa facevi di qua che ti permetteva di farlo meglio che di là, cosa era di qua che ti faceva fare un movimento così ampio. Adesso prova a memorizzare e prova a farlo di là di nuovo cambiando tutta l'impostazione. Voi riposate un attimo. Adesso guardi di qua, vedi che un lato ho insegnato bene anche l'altro. Bene. Sempre quando ti viene bene una cosa con un lato, valla a rifare con quel lato e poi cerchi di farla fare al lato che viene meno bene. Sembra strano, ma il cervello sono due emisferi
però si parlano attraverso il corpo calloso e possono trasmettere le informazioni. Quindi sempre quando non ti viene bene da una parte, tu vai a rifarla dall'altra e guarda come ha preso bene. Perfetto. Riposo un attimo. Ritornate con la mano sinistra sotto la destra, quindi la destra è sopra, la testa è girata a destra. Ritornate con la gamba destra sopra alla sinistra. Qualcuno qua, siete tutte brave, non ho neanche dovuto dirle, quasi tutte hanno spostato la gamba sinistra veramente un po' verso sinistra per stare più comode, e questo è degno di nota, perché non tutte erano nell'altro posto arrivate a capire questa cosa. Riportate le dita del piede destro sopra il tallone sinistro e insieme sollevate il ginocchio, quindi raddrizzate la gamba destra, ma contemporaneamente rotolate anche con il bacino verso sinistra, quindi sollevate il bacino a destra e raddrizzate la gamba insieme, quindi venite verso, portando il peso verso sinistra, su tutto il fianco sinistro, quindi anche la dritta però la gamba. Raddrizzare la gamba vuol dire togliere il ginocchio, il movimento. Ok, no, rimani con il piede sopra qua, raddrizza la gamba e contemporaneamente però ruota, ok? E poi torni giù. Ci siamo tutte? Sì. Se provi a spostare la gamba sinistra un pochino di più verso sinistra, vedrai che riuscirai meglio. Sì. Ok. E quando vi sentite che avete fatto abbastanza volte, provate anche a sollevare quello che tu con me la facevi dall'inizio, sollevare anche la gamba verso il soffitto. E quindi piegate il ginocchio, ogni volta il ginocchio a terra, si solleva, si raddrizza la gamba, ruotate con il bacino e sollevate la gamba. Poco, quello che vi riesce. Sentite questa bella rotazione. Ok, senza troppo sforzo, usate il respiro. Ok, riposate un attimo. Cambiate la posizione delle mani e della testa, quindi ruotate a sinistra. Testa, portate la sinistra sopra la destra. Se siete stanche, riposate, aspettate, non c'è nessuna fretta. Sentite com'è ora stare. Per qualcuno questo stare con la testa a sinistra magari all'inizio della lezione era veramente faticoso, magari un po' meglio adesso. E da questa posizione portate la gamba sinistra sopra la destra con le dita del piede sinistro sopra il tallone destro e raddrizzate la gamba, ruotate il bacino verso destra, quindi sollevate l'anca davanti a sinistra, fate un po' di volte questa rotazione di tutto il corpo che va in appoggio un pochino di più sul lato destro, e quando vi sentite provate anche a sollevare la gamba e portarla verso destra. Quello che ti riesce. A ruotare di là e torni giù, riporta ogni volta il piede giù, con le dita sopra il tallone, ogni volta raddrizzi il ginocchio, inizi a rotolare e poi provi a portare la testa, la gamba di là, perfetto, e torni giù. Così. Semplicemente sentendo questa riporta, ogni volta torna indietro, ogni volta torna indietro. Riposate. Rigirate la testa piano piano dall'altra parte, portate sopra la destra rispetto alla sinistra. Sentite se man mano che girate la testa in questa direzione potete veramente pensare di riposarvi a ogni indicazione, quasi senza bisogno dei riposi. E se c'è sempre questa possibilità di abbassare un pochino le scapole, di abbassarle sempre quel pochino ogni volta che cambiate la posizione della testa, magari ce n'è una che si solleva di più. E se voi potete abbassarla un po' di più. Ricordati pure con me, la immagina, non sta preoccupato di fare. Ok. Ora avete tutte la testa girata a destra, le mani con la destra sopra la sinistra,
portate fuori la mano destra in appoggio sul pavimento con il gomito verso il soffitto. Quindi la mano destra esce, adesso la testa è appoggiata sopra la mano sinistra, il palmo della mano destra è in appoggio sul pavimento, il gomito destro è verso il soffitto. Silvana, gomito destro verso il soffitto. Ma sto perdendo. Un pisolino. No, no, questa mano tirila sotto qua, okay. La testa è girata a destra, questa mano è in appoggio, ma il gomito è come per spingere sul pavimento. Mettiti come se tu volessi spingere il pavimento, ok? Riportate la gamba sinistra sopra la destra, ok? Lasciatela lì, non serve con le dita, lasciatela morbida sopra con il piede così. E ora, spingendo con la mano destra, quindi aiutate con la mano destra, sollevate solo la testa con la mano e l'avambraccio sinistro, lasciando giù il gomito sinistro sul pavimento. Quindi lasciate tranquille le gambe, sono una sopra l'altra, tranquille. Voi sollevate la testa con l'aiuto dell'avambraccio sinistro. La testa viene sul pavimento e l'avambraccio sinistro. Il gomito sinistro sta sul pavimento. No. Così guarda. Tu sollevi semplicemente la mano, lascia giù il gomito, ecco, e sentite che bella torsione, che bel lavoro sotto le ascelle, piano, non lascia giù il gomito, fai dei riposi, senti se il respiro ti aiuta, fermati, prendi che ogni movimento tu ti prendi un riposo, non serve, la testa è ben girata a destra per quello che potete, la mano è sotto la guancia o sotto la fronte. Fatevi aiutare. Ma il gomito deve rimanere sì, giù. Sì, sollevato, tu spingi un po' con questa e semplicemente ti tiri su così. E senti, dovresti sentirlo questo movimento fin sotto le ascelle, dovrebbe muovere tutto lo sterno davanti, le costole. Silvana, lascia giù il gomito. Silvana, giù il gomito. Porta su questo gomito. No, no, questo gomito su. E questo gomito ti deve rimanere giù. Sì. Vieni su. Con l'avambraccio sinistro che tira sulla testa. Ah, così. Così. E senti che meraviglioso lavoro qua sulla scapola, vai. Senti che senti sotto le ascelle. Spingi anche con questa mano. No, adesso. Posso spingere. Devi spingere. È proprio per sentire le scapole, per sentire le costole. Ah, adesso sempre sento le cose che lavorano. Adesso senti bene il lavoro, no? Infatti prima dicevo ok, riposate, è perché non siete abituati a fare neanche un filo di lavoro con le braccia. Questa è una delle lezioni più faticose comunque, perché devi capire che quando sei sulla pancia tutte le azioni che fai è la gravità che spinge. Quando facciamo le lezioni o di fianco o sulla schiena, che cominceremo da venerdì prossimo, non è così faticoso, però è anche bello sentire che so, bisogna un po' farvi lavori, no? Con le braccia. Cambiate la gamba, ora è la destra sopra la sinistra. Avete la testa girata a sinistra, avete la mano sinistra sopra la destra. Ci siamo? Testa girata a sinistra, mano sinistra sopra la destra. Tirate fuori la mano sinistra, la mettete in appoggio sul pavimento con il gomito sinistro verso il soffitto, che può spingere. La gamba destra è sopra la sinistra e voi andate a tirare su la testa con l'aiuto dell'avambraccio destro e della spinta della mano sinistra. È giusto? Sì. Sì, no, solo che hai la destra sopra la sinistra. Ok. Tirate su l'avambraccio. Non fare tutto lo sforzo, Pamela, con la mano sinistra. Usa, eccola, così senti proprio bene l'apertura del torace. Bello. Ok, riposate.
spalle e le scapole. Portate il piede destro, la gamba destra sopra la sinistra. La mano sinistra sotto la destra e la testa girata a destra. La mano destra sopra la sinistra e la testa girata a destra. Portate fuori la mano destra sul pavimento con il gomito destro verso il soffitto. E pensatelo prima di farlo, trovate una buona posizione per spingere per la mano destra. La testa è girata a destra, la mano destra è portata a terra, con mano, la testa sopra la mano sinistra, il gomito sinistro, destro verso il soffitto, la gamba destra è sopra la sinistra. Allora adesso contemporaneamente provate a pensare di raddrizzare il ginocchio, portare il bacino a sollevarsi a destra e quindi portare il peso a sinistra, tirare sulla testa con l'avambraccio sinistro, spingere con la mano destra e venire sul fianco sinistro, quindi andare un pochino sul fianco sinistro, però usate la gamba destra è quella che spostandosi verso sinistra vi fa rotolare molto, e la gamba sinistra vedete che più la spostate un pochino verso destra più vi aiuta quella sotto, quella sinistra deve essere spostata verso destra, invece la destra va verso sinistra. E rotolate sul fianco e poi quando volete rotolate anche sulla schiena. Usate se possibile l'avambraccio, se volete, sinistro, che vi aiuta a sollevare la testa senza fare troppo fatica. Usa anche la gamba, usa sia l'avambraccio che la gamba e tu rotoli sulla schiena senza nessuna fatica. E da che se mi rompo? È difficile per te questa cosa? Ho fatto distinto, senza pensarci. Sì? Prova, vediamo. Sì, ma no, io mi sono persa. Allora, Maria, Però falla tutta bene, porta la mano destra in alto. Tira su bene la testa con l'avambraccio, usa la gamba per la gamba sinistra, guarda, va verso destra, spostala abbastanza verso destra. Questa invece viene, si solleva verso il soffitto, poi viene verso di me. Contemporaneamente la spinge con la mano destra, solleva la testa, eccola là. Voilà. Easy, no? È bello. Tornate indietro, lo fate ancora un po' di volte in questa direzione. Ogni volta però mettetevi tutte in posizione in modo che sentiate il lavoro delle scapole, che sentiate come riuscite a... Ma fai tu. Cos'è che devo farlo io prima? Usate la gamba destra che vi tira proprio con il peso a venire di schiena. Guardate, questo è un sistema che si insegna alle persone che hanno perduto capacità cerebrali, per cui non riescono più a usare tutta la muscolatura. E qua si può girare senza usare nessun poco lavoro muscolare, perché guardate, potete anche tirare via completamente il lavoro delle braccia e usare solo la gamba che ruota a sinistra, e già provate a farlo solo con la gamba, vedete che già solo la gamba che si solleva e va indietro già vi solleva. Bene, ritornate sulla pancia. Sulla pancia e andiamo a farlo dall'altra parte, quindi girate la testa a sinistra, mettete la mano sinistra sopra la destra, adesso sarà la gamba mano sinistra sopra la destra, bravissima, portate fuori la mano sinistra sul pavimento con il palmo, il gomito sinistro verso il soffitto, ok? E contemporaneamente sollevate la gamba sinistra, la portate verso destra, spingete con la mano sinistra, sollevate la testa, vai là. Ci sono arrivata. Vai là che c'è tutto il posto. Ma ci sono arrivata. Non vai oltre. Vai là che c'è tutto il posto, che puoi rotolare finché vuoi. E andate avanti e indietro, fate un po' di rotolamenti. Aspetta che mi metto in mezzo, perché se no... mezzo. Guarda, usate bene, provate a farlo usando tanto la gamba. Cosa hai fatto, Pamela? Ci ha dato uno scontro. In questa direzione.
regione. Gianna, vieni qua. Gianna, vieni su questo qua. Così, e tu vai un po' in questo che così è anche più morbido. E voi due siamo, perché la Gianna rotola molto, e tu vieni su questo qua. Vado io qua. Su questo, così avete più spazio. Io volevo vedere. Gianna rotola. Rock and roll qua, i rocky su e giù. Perché il corso di prima c'erano persone che gli veniva la nausea e non hanno potuto rotolare. Invece voi, allora fate in modo di usare anche tanto la gamba. Brava Gianna, usa la gamba che si solleva e va nella direzione opposta di dove volete girare, così sentite che è proprio la gamba che vi sposta. Brava, bravissima, adesso proprio lo stai facendo bene. Quindi vedete che si può rotolare senza nessun problema. Sì. Ok, però adesso dobbiamo fare l'altro rotolamento, quindi tornate tutte sulla pancia e facciamo un altro piccolo passaggio. No, sulla pancia. Sulla pancia, sì, facciamo un ultimo passaggio carino. Allora, portate la testa a destra, mano destra sopra la sinistra. Il ginocchio destro si sposta in fuori, piegate il ginocchio lateralmente in modo che il piede destro stia vicino, grosso modo, al ginocchio sinistro giù sul pavimento. Quindi piega il ginocchio destro. Hai la testa girata a destra, la mano destra sopra la sinistra, ok? E con il piede destro vai a massaggiare la gamba sinistra dal ginocchio fino giù alla punta del piede, sul lato interno, un pochino di volte, muovete il bacino in modo da poter arrivare con il piede fino giù al piede sinistro. Quindi Silvana, vai giù fino al piede sinistro, devi provare ad andare giù, muovi il bacino in modo da arrivare con il piede destro fino giù al piede sinistro. Sposta la gamba sinistra verso destra, vedrai che vai meglio. Verso destra, ok. Ricordatevi che si spostando la gamba sinistra verso destra è più facile anche da raggiungere. Andate anche magari con la parte esterna del piede, andate a massaggiare anche il polpaccio e la parte esterna della gamba sinistra, piano, dolci. Vedete come usate la mobilità del bacino, magari rilassate i gomiti e andate a massaggiare così. Poi lasciate il ginocchio destro piegato sul pavimento con il piede per terra. Quindi avete il piede per terra sul pavimento, il ginocchio è piegato, non massaggia più la gamba. E il piede è sul pavimento, Silvana? Il piede è sul pavimento, però la gamba rimane piegata. Ok? E andate a provare a sollevare la gamba sinistra verso il soffitto, cercando però fin da subito, anche con il ginocchio e la coscia, cercando la possibilità non di tirarla su dritta verso il soffitto, ma di trovare anche qua, come prima abbiamo fatto con il gomito, una direzione che può essere verso sinistra o verso destra, in cui si solleva più facilmente. Stai di più però sulla pancia. Cioè un po' piegata la gamba e dopo sollevi la gamba, questa, la sinistra, con anche la coscia e il ginocchio. No, rimane, questa rimane piegata e semplicemente devi sollevare questa gamba verso il soffitto, non solo, anche con il ginocchio. Eccola. E osserva se vai meglio a sollevarla quando la porti verso destra o quando la porti verso sinistra. Sì, però devi decidere se portarla più verso destra o verso sinistra per sollevarla più facilmente. Naturalmente usando il busto. C'è un piegamento del busto, non il ginocchio sale insieme con la coscia verso il soffitto, non è che si piega. Devi sollevare, devi sollevare tutta la gamba. Andiamo Pamela, bravissima. E osservate semplicemente se verso destra o verso sinistra. Ok? Lasciate giù la gamba, così, e adesso, come abbiamo fatto all'inizio della lezione, provate a sollevare la testa con l'avambraccio sinistro, il braccio sinistro, che aiuta il sollevamento della testa, ma provate a pensare, non dritta la testa come avete fatto all'inizio della lezione, c'è una direzione in cui è più facile, la testa è girata a destra. Scusate, la testa è girata a destra, voi avete il braccio destro e volete sollevare la testa e il braccio destro verso il soffitto, ma in una direzione che ve lo rende più facile, brava. Ancora di più. Sì? Allora, porta la mano destra bene sotto la testa. Ecco. Adesso tu devi venire su, ok? Però non venire su dritta, trova se vuoi andare verso
sinistra o verso destra, ma tirare sulla testa però. Ah, oh, devo dire. Sì, questa è dritta. Adesso tu prova a pensare invece di voler andare in una direzione. Cosa fa? Giungo la testa. Fermati, fermati. Quindi, se andate verso destra per tirare sulla testa, sentite che è veramente faticoso. Se invece provate a far scivolare la mano destra, scivolarla in là verso la mano sinistra, verso il polso sinistro, vedrete che è molto più facile sollevare la testa. Non sollevare subito il gomito, vai prima verso sinistra. Maria, prova ad andare verso sinistra, indietro e poi sollevi. Brava, molto meglio. Piano, riposati ogni tanto e senti questa possibilità. Bravissima, poi torni giù in centro. E quando vieni su, invece di venire su dritta come facevi in lezione, senti questa cosa. Oh, che bello. Questo è il busto che lavora invece del collo, no? Vediamo com'è, la stai girata di là. Allora, è questo. Tu tutta la lezione sei venuta abbastanza. È proprio quello di andare a spostare il busto così e usare il busto per spostarsi, no? Poi a un certo punto arrivi talmente indietro che puoi portare il gomito verso il soffitto. Fermati un attimo. Ok, adesso fermatevi un secondo, riposate. Che adesso viene il bello. Pensi che l'80% dello sforzo di questa lezione l'avete fatto perché non volete far muovere il busto. Preferite usare il collo che non è predisposto per sollevare tutta la testa che è pesante. E invece basta muovere il busto e con questa rotazione noi usiamo il busto. Adesso andiamo a scoprire come è possibile tirare su anche la gamba con meno fatica se usiamo il busto. Quindi riportate la gamba destra piegata come prima con il piede destro vicino, insomma grosso modo lì comodo. La testa è girata a destra, la mano destra è sopra la sinistra. La mano destra è sopra la sinistra. E contemporaneamente, pensatelo prima, Silvana, il ginocchio destro è piegato, no, è piegato in fuori, piegato in fuori. Come se tu volessi, eccola, così, perfetto, come prima. E pensate contemporaneamente di tirare sulla testa, però andando verso sinistra, scivolando indietro verso sinistra, e contemporaneamente tirare su la gamba sinistra. E vedete come lo fate, quindi sollevate, no, la testa sta girata a destra, tu sei sopra la mano destra e non devi sollevare sulla testa, però devi sollevare il braccio, la testa insieme con la gamba. Ecco, l'hai trovato subito. Vedrete che se la testa va verso sinistra e la gamba sinistra va verso destra, il busto fa un lavoro bellissimo che diventa molto meno faticoso. Piano, riposate, pensate i movimenti prima di farli. Quindi andate con la testa e il busto, perfetto. Tu che quando vi sentite che avete fatto un bel lavoro, potete andare indietro verso sinistra talmente tanto, portare il gomito e il viso a guardare il soffitto e andare a rotolare anche qua sulla schiena con l'aiuto della gamba sinistra che va verso destra e del gomito destro che andando prima verso sinistra vi mette sulla schiena. Eccolo là, bellissimo. Hai visto? Non è difficile. Piano però, fate tutti i passaggi ogni volta. La gamba sinistra va verso destra sollevandosi, la testa va verso sinistra, il gomito sinistro va verso il soffitto, il viso va a guardare il soffitto, tutto il peso va sul fianco sinistro e noi rotoliamo sulla schiena. Non è sforzo, se si fa bene non si dovrebbe sentire nessuno sforzo, ma proprio nessuno. E senti sforzo tu ancora con me, là? Perché mi fa male adesso. Guarda, non c'è nessun sforzo, guarda qua. Tu sei, hai la mano destra sì, sopra la sinistra. Sì. Siamo messi così, no? Sì, sì. Hai questa gamba. Non faccio dall'altra parte. Sì, giusto, sei così. Allora tu vai, guarda, posso farlo anche senza le mani, perché sì, sì, tanto sì. Sì, sì. Senza la gamba, voglio dire, la gamba è un in più, certo. Che in effetti se la gamba va di là,
mi aiuta a tirare su. Sì. Ma non serve neanche, cioè proprio puoi far... potete provare a farlo anche addirittura senza l'aiuto della gamba. Vedrete che se scivoli indietro, guarda, è semplicissimo perché tu sei così. Quindi hai la testa di là, la gamba ti può servire perché questa ti aiuta ad andare di là, perché vedi che fanno il lato sinistro, destro si allunga e il sinistro si accorcia. Però se tu vuoi puoi lasciare addirittura la gamba comoda, nel momento in cui vai indietro, guarda, senza sforzo proprio. Però certo, se c'è anche la gamba che va di là, ti aiuta ancora di più a muovere il muscolo. Prova. Bello, eh? Vedi che non serve sforzo nella maniera più assoluta. Andate sulla schiena quando avete fatto abbastanza arrotolamenti, che facciamo un bel ascolto di com'è la cassa toracica. Ah, se la sentite più presente, andate bene sopra un materassino, cioè avete... Non schembe, non schembe, no, non ci vuoi schembe. Ecco. Quella della Feldenkrais mi sembra più, molto meno, è molto più duro quella. Questo... Poi vieni a provarlo se vieni vuoi. A provarlo con me, no? Try it. Yeah. Non è duro, per me è molto meglio che con questi, io sto da Dio su questo, però è anche questione di abitudine, per me si sta benissimo qua. Forse molto proprio. Perché si rotola, ed è più grande, non scivola. Ma la grandezza è meglio, sì. Eh sì, è fermo, quindi per me si fa bene su questo. Sentite bene questa cassa toracica, come respirate, qualcuno ha fatto tanto sforzo, quindi magari c'è un po' di tensione, però se siete riusciti a contenervi, dovreste sentire una bella cassa toracica molto ampia. Schiacciamenti dal seno. Bello il tettone perché si respira di sì. Dai, quei due brufoli che io non lo so. Ma... Tette devono stare in una coppia di champagne, dicono, no? Portate i piedi anche in appoggio. E sentite com'è la cassa toracica con i piedi in appoggio. Forse riuscite ancora di più a sentirla grande, imponente, presente. Sapete, Moshe Pelneker lavora sull'autoimmagine, quindi... più immagine tu hai di te stesso, più parti riesci a capire, a ricordare. Ad esempio in questa lezione dovrebbe esserci un po' di curiosità per la parte sotto le ascelle. Molte persone non respirano più in quell'area lì, è tutto bloccato, i muscoli collettivo uniscono costola con costola e non sentiamo più questa capacità di respirare sotto le ascelle. E iniziate a fare anche un po' di 6-12 per vedere se questo movimento del bacino che fa passare il topo. Ah sì, sì. Non è il topo. Ok. E sentite se il collegamento tra i piedi e le gambe e la cassa toracica riuscite a sentirlo di più rispetto all'inizio della lezione. E dopo vai giù. Sì. Vai proprio su, così. Poi schiacci. Guarda come si muove di più il mento. Se riuscite a sentire qualche costola in più, qualche possibilità che alla vostra presenza venga anche lo sterno, provate a mettere ad esempio la mano destra sulla spalla sinistra, passando davanti al torace, e poi mettete la mano sinistra sopra la spalla destra, sempre passando davanti al torace, quindi avete le mani incrociate davanti. I gomiti sono belli riposati sul torace e provate proprio a sentire il movimento del bacino del 6-12 che si riflette anche sullo sterno, sulle clavicole grazie a questa posizione delle mani. Più presente il movimento che viene riflesso dalle scapole, come si avvicina il movimento al collo. La cassa toracica fa parte di voi,
le braccia sono parte di voi, siamo stati bambini a quattro zampe nella nostra ontogenesi, ma anche nella filogenesi noi siamo stati mammiferi, andavamo a quattro zampe, e quindi le scapole sono come un po' il nostro secondo bacino e sono dimenticate nella nostra cultura. Poche persone riconoscono le scapole, lo sterno, le clavicole, il busto è poco considerato. Un po' anche nei balli tendenzialmente si usa il bacino, adesso si fa molto la salsa, la bachata. Invece ad esempio, non so se volete mobilitare il torace, il tango argentino lavora proprio con il torace e con il bacino fermo, quindi da questo punto di vista è un ballo adatto per chi vuole mettere in moto di nuovo il torace. Provate a cambiare l'incrocio delle mani, quindi potete togliere la mano che sta sotto e metterla sopra e vedere se per voi è più comoda come posizione e magari se riuscite a sentire meglio questo movimento. Per te che non hai mai fatto, c'è la lezione YouTube dell'orologio pelvico e questo movimento qua del bacino aiuta la schiena tantissimo, aiuta proprio a camminare come dicevamo prima in maniera più morbida. Sì, scioglie proprio tutta la schiena, connette i piedi con la testa. Sì, è proprio una lezione che ti consiglio di fare perché è molto bella. Allora farà questa principalmente. Sì, quella dell'orologio pelvico. Trovi, c'è scritto proprio orologio pelvico. Okay. Anzi, il titolo è Sesso, come migliorarlo. Perché chiaramente è anche il movimento che facciamo quando ci riproduciamo. Ok, allungate tutto. Sentite per l'ultima volta sulla schiena come state. Poi con la vostra modalità andate sulla pancia, che facciamo l'ultimo ascolto sulla pancia. Gianna, se vuoi fare quella, l'unica cosa era portare in alto il braccio che stava sotto, ecco, l'unica cosa che ti sarebbe venuta più facile. Va bene tutto, quel braccio lì in alto, così dopo rotoli e sei tranquillamente a pancia sotto. Andiamo. Andate a pancia sotto. Andiamo a sentire cosa è successo con la pancia sotto. Cercate un materassino belle. La terra fissa anche di Moshe è quella di essere sempre, diciamo, legate all'ambiente intorno a te in maniera ordinata, in maniera simmetrica. E sentite come state ora a pancia sotto dopo la battaglia che avete fatto. Questa è, l'avete notato, è una delle lezioni più movimentate, insomma, di solito facciamo cose più tranquille. Però se queste spalle si sono abbassate un pochino, o perlomeno c'è la presenza della possibilità di abbassarle un po' verso i piedi, che è già molto importante, perché quando sarete in piedi potete in ogni momento ricordarvi di questa lezione e pensare: ah, aspetta che abbasso un pochino le spalle. Poi potete scegliere una guancia e vedere se è la stessa che avevate scelto all'inizio lezione, se è diventata più comoda, e poi potete provare con l'altra guancia, la seconda scelta, e vedere se per caso è diventato un po' più facile stare. Ma è bene, è un po' più facile. È più per via della mobilità della testa a destra, che è meno di quello a sinistra. Ok, sentite se qualcuno era riuscito a ricordarsi questo spazio dietro un cavallo del piede rispetto a un altro, di vedere se per caso c'è meno differenza adesso. C'è meno differenza, tutti e due i piedi riescono, vuol dire che la parte dietro della gamba è riuscita ad allungarsi di più e quindi c'è meno contrazione nella caviglia. Perfetto, poi portate le mani in appoggio con i gomiti verso il soffitto e provate a fare quello che abbiamo fatto all'inizio lezione, cioè a guardare intorno nell'ambiente tirando sul busto, piegando anche le ginocchia, guardando a destra e a sinistra, quindi il bacino giù per ora. Prova a piegare le ginocchia lateralmente e anche i gomiti, andare giù verso il basso, guardare in alto, laterale, e vedere com'è la disponibilità del vostro bacino di
piegarsi per andare a guardare a destra, a sinistra, un ginocchio sale. Quando guardate a sinistra, quale ginocchio sale? Quando andate a guardare a destra, quale ginocchio sale? Sentite se comunque è meno faticoso tirare sul busto, se le costole si separano di più una con l'altra. Lo so che tu non ami queste lezioni di spinta, ma fare le flessioni è una bella attività per... E sentite mentre venite su proprio con le scapole, con le spalle, se le scapole le potete riconoscere un po' di più, potreste fare qualcosa di interessante, tipo non so, sentire proprio come usate il corpo, come lo mobilitate. E quando l'avete avuto abbastanza, tirate su anche le ginocchia, andate con i piedi e le mani e riprovate a fare quella cosa bella di andare a camminare sulle gambe, sui piedi e vedere com'è. Se è diventato un po' più facile, un po' più gradevole, sulle mani e sui piedi si riesce. Se abbiamo fatto già un mese a quattro zampe, adesso facciamo un po' di questo. Un po' più, che sentite un po' più le scapole mentre lo fate. Magari vi fermate in un posto e sentite se potreste andare a guardare l'ambiente un po' di più in questa situazione, cioè siete così e provate a immaginare che volete guardare sotto, sopra, capelli roccolo, e sentite se è più facile per voi comunque piegare le ginocchia, la schiena. Ma far diventare un uomo ragno. Tipo l'uomo ragno. Ecco. E poi quando ne avete abbastanza andate fuori sul tappetino. Uff. Sì, fuori dai tappeti sul pavimento, vi fermate un attimo sul pavimento duro, tenete due nervi che non ti testi. Ok. E vai sul legno però adesso e sentite, rimanendo un attimo immobili, se il peso dei piedi si è distribuito un po' di più su tutti e due i piedi, magari meno verso il centro, un po' di più bilanciato, se le ginocchia sono un po' più in linea con le creste iliache, con i cotili dentro, oppure se magari sono ancora girate molto verso l'esterno, verso l'interno. Questa lezione è molto buona anche per girarsi, guardare in giro, quindi potete iniziare a guardare l'ambiente, ricordate, potete piegare le ginocchia, famosa zanzara, famoso ragno che volevate cercare, se siete un po' più flessibili nell'andare a vedere intorno a voi le cose. Poi iniziate a camminare un pochino e nella camminata sentite se queste scapole, questa capacità della testa, non so, uno vi chiama, vi girate, se è più mobile la cassa toracica. Ci interessa che sia arrivata questa cosa, che la cassa toracica è un po' più mobile. Qualcuno sente un po' di più mobilità, no? La possibilità, sì, di sentire. Io soprattutto qua la sento la mobilità. Sì, che ci sia questa possibilità di dire non sono, non cammino come un robot, no? Cioè questa, anche le braccia, se camminate un po' più forte, anche le braccia fanno seguire alla cassa toracica il movimento, non sono come separate dal movimento. E per me questa è una bella sensazione. Guardate, se voi adesso, prima di uscire, fate le scale per andare al piano di sopra, avrete la sensazione di tirare su la gamba e fare le scale in maniera molto più leggera. Io la prima volta che ho fatto questa lezione ho pensato, ma si può fare le scale veramente con così poca fatica? Quando un busto non è lì che pesa fermo, immobile sopra, ma partecipa al movimento. Beh, provate a fare le scale, perché quando l'ho fatta io la prima volta a scuola, io mi ricordo che mi sono stupita delle scale, ma si può fare le scale con così poca fatica? Guardate, fare le scale con la cassa toracica completamente bloccata vuol dire proprio ogni volta che tiri su una gamba tiri su sta massa intorno, come te le faccio io in questo periodo, che non è differenziata e quindi è tutta. Allora adesso ragazze, quelle che hanno fatto il disegno della prima lezione, sì, fanno il secondo davanti. Invece quelle che non hanno fatto nessun disegno fanno semplicemente se stesse davanti come viste allo specchio. Prima devo guardare allo specchio? No, non guardarti però, perché è cinestetico. Ho paura. È cinestetico, tu devi proprio, secondo me, fatto adesso. Ah, devo immaginare come mi vedo io. Io non mi ricordo.
fare, Renata? Ma solo il dito. Io so che ha fatto qualche disegno. Il dito, non mi ricordo. Se tu fai solo te davanti, dopo io vedo quanti disegni ma hai. Ma solo il dito? No, tutto il corpo davanti. Io l'ho fatto il corpo davanti. Sì, però hai fatto anche il secondo. Se hai fatto anche il secondo, Tom? Allora, aspetta che sei sicura che hai fatto bene? Aspetta che controllo sul mio livello qua. Comunque, tanto se lo fai dopo il numero 2. Sì, nella bocca. Controlla se ce l'hai fatto, Gianna. No, ma... Rita, Ivana, Santa, buona. Gianna? Ah, sai cosa? Tu l'hai fatti i due davanti, però mi manca uno dietro. Cioè, scrivi il nome e cognome e mi fai un disegno dietro. E poi sull'altro foglio mi manca un laterale, cioè destra e sinistra. Quindi hai fatto i due davanti, è vero, ma mi mancano questi. Quindi adesso fai te dietro, la schiena dietro. Io ho fatto destra e sinistra. Tu hai fatto destra e sinistra, sono sicura, però ti manca sia il davanti che il dietro, ma intanto fammi il davanti. E poi se hai tempo mi fai anche i due laterali, destra e sinistra. Invece la Maria... Davanti. Tu devi fare un davanti. Però ti manca, mi pare, anche uno dietro, se hai tempo. Mi fai anche te dietro, così ho la cartella completa. Quindi scrivi il nome e mi metti anche dietro. La pomena.